Ci sono voci che circolano su internet riguardanti una clausola segreta nel contratto di Cristiano Ronaldo. Questa clausola sarebbe stata inclusa nel suo contratto quando ha firmato per il club saudita dell'Al Nasr e avrebbe delle conseguenze enormi sulla sua carriera e la sua vita privata. Cristiano ha deluso molti firmando per il club saudita dell'Al Nasr dopo aver violentemente sbattuto la porta alla sua squadra del cuore, il Manchester United. Tra l'altro, quelli del Manchester United non dimenticheranno mai questo affronto, ma detto tra noi, a Cristiano importa poco alla fine, perché nessuno può avercela con lui di aver scelto un contratto di oltre 400 milioni di euro invece di finire la sua carriera in Inghilterra. Allora mettiti bello comodo e guarda questo video fino alla fine, perché stiamo per rivelarti alcuni dei segreti meglio custoditi del contratto stratosferico di CR7 con l'Al Nasr. La lista dei record personali e delle altre imprese spettacolari di CR7 è tanto lunga quanto appassionante, e scopriamo velocemente che questo giocatore viene letteralmente da un altro pianeta. Giudica te stesso, Cristiano Ronaldo è l'unico giocatore di tutta la storia del calcio ad aver vinto il campionato nazionale, la Coppa nazionale, la Supercoppa nazionale, la Champions League della UEFA, il Mondiale per club della FIFA, il Pallone d'Oro, la Scarpa d'Oro e infine il premio del miglior calciatore al mondo dell'anno con due club diversi. CR7 è anche il miglior marcatore della storia del Real Madrid e di tutta la storia del calcio in generale, con 819 reti, di cui 118 con la nazionale portoghese, in cui è anche il miglior calciatore di tutti i tempi. Forse vuoi ancora altro? Ebbene aspetta, perché non è ancora finita. Con 120 gol, il 5 volte pallone d'oro è il miglior marcatore della storia della Champions League, in cui è anche il miglior assist man di tutti i tempi, con 37 assist. CR7 è anche il miglior marcatore della storia in fase finale della Champions League e il miglior marcatore di testa della storia della Liga con 47 gol. Beh, fermiamoci qui perché la lista è ancora lunga e siamo un po' limitati con il tempo. Eccetto che, lo avrai capito bene, in questa fase Cristiano Ronaldo è risolutamente ciò che possiamo definire come un giocatore unico. Con un palmarès tale, l'attaccante portoghese non ha più nulla da dimostrare, perché i numeri parlano per lui. Di sicuro gli sarebbe piaciuto vincere un mondiale, ma questo grande onore è toccato al suo rivale di sempre, Lionel Messi, che ha vinto la Coppa con l'Argentina, in Qatar. L'attaccante portoghese non potrà così mai più sognare questo trofeo, cosa che spiega le lacrime amare che ha versato lasciando il campo. Ma infine non era una grossa perdita dopo tutto, soprattutto quando si conosce la FIFA e tutti i suoi imbrogli mafiosi di corruzione e di conflitti di interesse. Gli scandali intorno a questa edizione 2022 del Mondiale non sono ancora pronti a sgonfiarsi e ogni giorno che passa ne esce uno nuovo. Cristiano Ronaldo può quindi consolarsi assistendo da lontano alle ripercussioni di questo mondiale che alcuni definiscono già come grande farsa e che non infangheranno sicuramente la sua reputazione, a differenza di altri. Così, anche senza questa consacrazione massima, CR7 rimane ancora una leggenda vivente e fino a prova contraria il re intramontabile dei marcatori di questo mondo. Ma allora perché il nativo di Madeira è stato così vivamente criticato in questi ultimi tempi al punto che molti media su internet hanno annunciato la sua caduta programmata? A sentirli o a leggerli, Cristiano Ronaldo sarebbe già acqua passata e la sua leggenda sarebbe letteralmente in declino. Eppure, se si torna un po' indietro, questi stessi organi di stampa dicevano solo cose belle sul suo conto. Quindi qual è la causa di questo cambiamento improvviso di posizione? E per quale ragione si vuol far passare il portoghese per un uomo finito? La ragione è tuttavia molto semplice e risiede in due parole: la gelosia. Sì, hai sentito benissimo, perché detto tra noi, non c'è niente che possa giustificare un tale trattamento del giocatore dai media. È infatti per pura gelosia e invidia che gli pseudo giornalisti sportivi si accaniscono su di lui, e basta vedere il trattamento che gli hanno riservato quando il Portogallo è stato eliminato dal mondiale dalla nazionale marocchina. Ah, il meno che si possa dire è che non sono andati per il sottile per umiliarlo e prenderlo in giro. Venne addirittura infangato, deridendolo di aver perso la Coppa delle Coppe una volta per tutte e senza nessuna speranza di poter vincerla un giorno. Si tirò persino fuori il suo dossier con il Manchester United, il suo club del cuore che lo aveva rivelato al mondo circa 20 anni fa ormai. Infatti era una linea rossa da non superare, ma i detrattori di Cristiano Ronaldo se ne sono infischiati e hanno deliberatamente steso i panni sporchi in faccia al mondo. Infatti CR7 aveva grossi problemi con l'allenatore del Manchester United, così come con alcuni dei suoi compagni. Ce l'avevano con lui perché era troppo possessivo, troppo attaccato alla gloria e alla celebrità, al punto da voler tenere il pallone per sé. Le sue ultime partite con il Manchester United non erano ciò che ci si aspettava.
aspettava da lui e gli si rimproverava di voler giocare come ai suoi inizi nel 2003, benché sia invecchiato di due decenni nel frattempo. Anche Eric Cantona, l'ex gloria dei Red Devils, gli ha fatto questa osservazione perlomeno dispregiativa, ma per Cristiano Ronaldo non c'è nessun dubbio che sia ancora più efficiente che nella sua prima gioventù, perché ha al giorno d'oggi il beneficio della sua esperienza. E poi pensa necessariamente che se il Manchester United non lo vorrà più, andrà altrove, ed esattamente ciò che ha finito per fare. Prima di continuare, sai come si chiama la città di nascita di Cristiano Ronaldo? Si tratta di A. Funchal, B. Machico, oppure C. Villa Baleira. Pensaci bene, vedremo se avevi ragione prima della fine di questo video. Si prosegue. Il pianeta calcio intero ha infatti tremato nel dicembre scorso quando il giocatore portoghese ha annunciato il suo trasferimento nel club saudita dell'Al Nasr. Bisogna dire che inizialmente non c'era molta gente che credeva a questa notizia, visto che pochi gli hanno dato credito, credendo infatti che fosse solo una grande bufala di cattivo gusto, perché davanti a questa enorme assurdità calcistica, infatti, potevamo solo sorridere o digrignare i denti. Chi tra di voi avrebbe quindi potuto immaginare che la leggenda vivente del calcio mondiale si sarebbe ritrovata in un club oscuro della penisola arabica, più famosa per i suoi petrodollari che per la qualità della sua rosa, e ciò tanto più che Cristiano Ronaldo era sulla strada giusta per concludere la sua carriera da professionista in grande con il suo club del cuore, il Manchester United. Infatti, tutti lo vedevano giocare le sue ultime partite indossando la sua maglia del cuore dei Red Devils e impressionando il pubblico britannico ancora un'ultima volta. I tifosi del Manchester, se non addirittura i tifosi inglesi in generale, avevano un desiderio solo, quello di rivedere la star portoghese di ritorno a casa per l'ultimo giro di giostra della sua carriera. Ma questi ultimi si sarebbero presto ricreduti quando si resero conto, dopo alcune partite, che Cristiano Ronaldo fosse molto cambiato. Il suo vigore e la sua energia erano ancora presenti, di sicuro, ma il suo comportamento verso i suoi compagni e il suo allenatore era piuttosto glaciale e altezzoso. CR7 venne accusato di essere troppo possessivo verso il pallone sul campo e di essere francamente odioso verso i suoi compagni negli spogliatoi. Ma la cosa peggiore era la sua relazione con il coach del Manchester United, Erik ten Hag, che era diventata letteralmente tossica col passare del tempo. Cristiano Ronaldo accusava quest'ultimo di non voler farlo giocare e di fargli addirittura sentire che non fosse il benvenuto nella squadra. L'attaccante portoghese arrivò persino a denigrare le più alte sfere del club di Manchester durante un'intervista perlomeno burrascosa su un canale televisivo britannico. I dirigenti del club non apprezzarono molto questo affronto e Cristiano Ronaldo finì per sbattere loro violentemente la porta in faccia. Beh, non stava a lui, la star incontestata del calcio mondiale, schiantarsi davanti a questi pezzi grossi del club. Quindi lasciò il Manchester United, lasciando i suoi fan inglesi completamente sconcertati e con una grande impressione di essere stati traditi dal loro idolo. Ma a CR7 non importava, perché il contratto che ha potuto scovare nel frattempo gli assicura un ritiro sportivo principesco, ad immagine di questi emiri arabi che sono letteralmente sommersi di denaro, perché sbarcando sull'erba impeccabile dello stadio Mercer Park di Riyadh, l'attaccante portoghese riceverà retribuzioni stratosferiche e che lo rendono di fatto il giocatore più pagato del pianeta, 200 milioni di euro a stagione, su un periodo di 2 anni e mezzo, sapendo che il suo contratto si estende fino al 2025, cosa che fa un salario mirabolante di 500 milioni di euro nel complesso. Ed ecco, ancora un record storico per la star delle star. Il 5 volte pallone d'oro entra quindi un'altra volta nella storia, avendo scovato il contratto più succoso di tutti i tempi. Dai, tira fuori la tua calcolatrice, ma non dimenticare che questa è solo la parte emersa dell'iceberg, perché come saprai, Cristiano Ronaldo gode di un'immensa popolarità in Arabia Saudita, in cui viene peraltro considerato come il miglior calciatore del pianeta. Quindi è molto probabile che la star portoghese avrà accesso a degli sponsor e a degli accordi pubblicitari che non mancheranno di fargli guadagnare alcuni milioni ulteriori. E ciò che non sai di sicuro è che c'è una clausola segreta nel contratto di Cristiano alla quale non avresti persino mai pensato. Questa clausola consentirebbe infatti al calciatore di poter raggiungere il Newcastle in prestito per la stagione 2023-2024, a condizione che le Magpies si qualifichino in Champions League, perché bisogna sapere che il club inglese appartiene allo stesso fondo di investimento saudita che gestisce il club dell'Al Nasr, cosa che, lo avrai capito, facilita molto le cose in
materia di trasferimento. Ed ecco come il nostro grande attaccante potrà molto probabilmente giocare un'ultima Champions League nella sua ricca carriera, cosa che, detto tra noi, sarebbe un ottimo colpo di scena per Manchester e il suo pubblico. Immagina questi poveri quando vedranno ricomparire il loro ex idolo sul campo, cosa da restare per sempre negli annali calcistici. Ma aspettando che un tale cataclisma sportivo accada, CR7 se la spassa in Arabia Saudita, in compagnia della sua famiglia e di quelli che sono diventati i suoi nuovi amici. Bisogna comunque tenere a mente che il club saudita dell'Al Nasr è il feudo della famiglia reale saudita e che questo trasferimento storico del portoghese sia stato approvato dal principe Salman stesso. Quindi un'amicizia che vale il suo peso in oro e che garantisce al calciatore un fine carriera in diamante. Ora dici cosa ne pensi dell'incredibile percorso di Cristiano Ronaldo e soprattutto del suo ritiro dorato nei paesi del Golfo. Prima di concludere, è a Funchal che è nato Cristiano Ronaldo. Spero siete stati in molti a indovinare la risposta esatta. Ecco due video che potrebbero anche loro interessarti. Non esitare a dare un'occhiata sul nostro canale, altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!